appunto che è l'unico tipo di contratto che ci hanno sottoposto è contratto a termine con riconoscimento dell'anzianità di 4 anni su 10. Ora, noi chiedevamo che l'appalto fosse parametrato sul fisio e stessa questione di AMSO, cosa che non è successa, quindi ovvio che poi io non posso andargli a chiedere il fisio quando le cifre sono quelle, però a noi si richiedeva un tempo indeterminato con clausola di garanzia per la quale se il servizio a fissione fosse stato lasciato dall'azienda il contratto si risolveva automaticamente, cioè da entrambe le parti, senza incappare in questione di licenziamenti forzati, no? Per il quale devo andarmi anche per accorgersi, ecco, una certa. Ora, qual è la questione? La questione è che siccome nel prossimo appalto l'ufficio tributi vorrà unificare. Io l'ufficio tributi l'ho chiamato. Ora perché viene, così ora ci spiega. Ora, allora, stiamo invece di stare al futuro, stiamo al presente. Noi avevamo proposto alla ditta, guarda, siccome il tempo indeterminato ti costa, noi si prende 1.000 euro lordi, ti costa 1,4% il tempo determinato rispetto all'indeterminato in più. Ora, noi di scatti di anzianità ci mancano una vendicina d'euro. Bene, 14 euro, 15 euro, ci fai un tempo indeterminato, con questa clausola che mi sembra una questione del tutto razionale, non c'è qualcosa che ci tutela di più di quanto. Ci fai il tempo indeterminato, e ci dai gli scatti di anzianità, ti spendi uguale, noi siamo contenti. Ci ha risposto di no. Però questo per esempio eravamo arrivati a questo punto, ancora io non sapevo della risposta. Ci ha risposto di no, ci ha risposto anche il ragazzo, no e cazzi vostri. E l'ufficio tributi che si aspetterà ci ha detto no ragazzi sono tutti cazzi vostri. Ora, c'è un problema reale per il quale noi non si capisce come mai. E in un appalto in cui potevano essere messe delle tutele, in cui non sono state messe delle tutele, è una scelta di economica e tecnica ben precisa, non ci sono. Ma è stata messa una clausola sociale? Sì, ma la clausola sociale sai benissimo che lascia il tempo che trova. E è la minima tutela che viene applicata negli appalti del comune di Livorno. Da lì a salire, noi siamo in uno dei gradini più bassi, il gradino più alto, ci sono per esempio i servizi bibliotecari, dove tutte queste tutele che noi chiediamo ci sono. Quindi non è che si chiede qualcosa in più, si chiede di essere uguale a quello altri. Ora, siccome non si capisce perché noi si debba essere meno uguali, ci siamo fatti delle idee. Una delle idee è che siccome questi due appalti debbano essere unificati, e te sa benissimo che se due ditte si fondono insieme, lo fanno spesso per licenziarsi, cioè due ditte piccole con due segretarie e una va via. Allora, quando fondi due appalti forse lo fai per licenziare. Questo ce lo faremo dire. Quando dai, e questo